Ciao a tutti, oggi siamo in Rotoblast insieme all'ingegnere Andreottola. Ciao a tutti. E andiamo a vedere quei sistemi alternativi per realizzare nelle ristrutturazioni sistemi a secco senza l'uso di cemento. Oggi l'ingegnere ci fa vedere come si può fare. Scopriamo anche i vantaggi, ad esempio la velocità e la pulizia del cantiere. Passo la parola a Matteo. Sistema molto interessante, appunto, come diceva Nicola, perché si può utilizzare per due tipologie: per creare un solaio collaborante realizzato con una trave di legno lamellare o una trave di legno massiccio, con una struttura di CLT, quindi di Ixlan praticamente, che collabora insieme alla trave classica in due modi. Praticamente crea una sezione a T, come vedete le mie mani in questo momento, una sezione a T che lavora meglio, in maniera più rigida, con più resistenza, permette di riutilizzare spesso l'esistente, permette anche di eseguire delle riabilitazioni strutturali e dei rinforzi anche dal punto di vista sismico. Quindi è molto interessante, e la bellezza e il vantaggio è che, come diceva appunto Nicola, si può far collaborare queste due strutture inserendo semplicemente delle viti a tutto filetto. Queste viti hanno caratteristica di avere alta resistenza, si inseriscono in maniera facile e veloce senza bisogno di perforo, vanno inserite inclinate proprio per, punto di vista ingegneristico, ottimizzare quello che è la resistenza e la rigidezza. E altro vantaggio enorme dal punto di vista sismico è che è tutto realizzato a secco, non si vanno ad aggiungere carichi, ovviamente il legno è estremamente più leggero del calcestruzzo, e sapete che se si aggiunge carico a quello che è il nostro sistema solaio, da un punto di vista del sisma si va veramente ad aumentare tantissimo quelle che sono le forze sismiche in campo, no? Perché sono le forze sismiche dipendono direttamente dalla quantità di carico che abbiamo a ogni singolo piano. Quindi resistenza, ottimo dal punto di vista sismico, facile da montare in maniera veloce, senza perfori. E altro vantaggio fenomenale è che è tutto completamente a secco, quindi edifici esistenti non bisogna introdurre calcestruzzo fresco che può danneggiare in qualche modo, soprattutto nei primi momenti risulta essere solamente un carico sulla struttura prima che faccia la resa. Ti chiedo una cosa, lo spessore di questo solaio, della struttura, quanto può essere? Si possono utilizzare dei pannelli di CLT, quindi di Ixlan, anche abbastanza sottili. La bellezza di questo materiale Ixlan è proprio che ha una grandissima rigidità, è fatto da strati perpendicolari tra di loro, e questo permette al materiale di resistere molto molto bene a forze orizzontali, crea un ottimo sistema di controvento che praticamente significa che da un punto di vista forze orizzontali come vento e sisma la nostra struttura funzionerà molto molto bene. Questo può essere di dimensioni anche molto piccole, 80 ma anche di meno, da partire da 60, 80, 90, 100 mm a seconda della resistenza delle luci, dell'ampiezza appunto del nostro solaio, e la stessa cosa vale per le nostre sezioni, legno lamellare oppure legno massiccio, che bisogna rinforzare o realizzare questi sistemi collaboranti tra di loro. Ciò si possono usare anche se abbiamo una struttura esistente in legno e l'operazione da fare è mettere questo pannello strutturale sopra e fissato con delle viti come abbiamo appena visto e come ha spiegato l'ingegnere. Altra cosa importante, anche quando si va a realizzare dei solai ex novo, quindi abbiamo fatto l'esempio del recupero, ma anche quando si va a utilizzare solai ex novo, in questo sistema ibrido si va a diminuire quello che è lo spessore del pannello di Ixlan, e in questo modo si va a risparmiare anche molti, molti soldi, perché si risparmiano metri cubi di legno in generale, è un sistema più efficiente. Ti ringrazio della spiegazione di questo sistema innovativo. Ci vediamo per il prossimo video. Grazie mille, alla prossima, grazie Nicola. E vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao ciao.